Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parleremo di una fettuccia, ok, che è possibile utilizzare anche per borse, ma in realtà gli usi al quale è destinata sono davvero tantissimi. Parliamo infatti della fettuccia di tulle. Analizziamola nel dettaglio. Ecco la nostra finissima fettuccia di tulle che si presenta così in dischi da 40 grammi per una lunghezza di circa 50 metri. La larghezza invece è di circa 5 centimetri. È una classica fettuccia in tulle ma che davvero potrete utilizzare per svariate creazioni. Ed è anche certificata per uso alimentare, ma ne parleremo tra poco. Ne parleremo tra poco proprio perché adesso invece analizziamo nel dettaglio quelli che sono i colori disponibili di questa fettuccia. Questa che abbiamo visto finora è la fettuccia di tulle lilla. Vediamo le prime tre. Abbiamo celeste, blu royal e blu. Qui invece abbiamo rosso, bordeaux e viola. Qui invece abbiamo arancio, giallo sole e giallo oro. Qui invece abbiamo nero, bianco e panna. E concludiamo con gli ultimi quattro, vale a dire azalea, rosa, verde chiaro e Tiffany. Come vi anticipavo prima, il modo con il quale è possibile utilizzare questa fettuccia di tulle sono davvero tantissimi. Abbiamo visto che è anche certificata per uso alimentare, infatti potreste confezionare delle torte o perché no anche magari dei confetti per delle bomboniere, ma in realtà la fettuccia di tulle, proprio perché è davvero molto pratica, facile da utilizzare e soprattutto che vi consente di far sì che le vostre creazioni possano venire fuori da sole, è possibile davvero utilizzarla per mille usi. Per una classica borsa, che sia una pochette oppure una borsa più grande, oppure per ancora altri mille usi, quali ad esempio dei fiocchi nascita, che sicuramente insomma ecco vi consentiranno di far sì che possiate sbizzarrirvi soprattutto con i colori, o ancora delle decorazioni di ogni genere da porre ad esempio ad un elastico per capelli oppure perché no ad un cerchietto. Potreste anche realizzare ad esempio dei fiocchi da porre sull'abbigliamento o su qualche accessorio e ancora altre decorazioni per la casa o per la tavola. Insomma, questa fettuccia di tulle davvero ci riserva tantissime sorprese. Sono certa che se la acquisterete potrete sbizzarrirvi e stupire chi vedrà una creazione realizzata con voi, proprio da voi, proprio con questa fettuccia. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi do appuntamento al prossimo articolo e vi ricordo di iscrivervi su YouTube e di attivare la campanella. Al prossimo articolo, ciao!